Eugenio Montale trascorre la sua infanzia in Liguria. L'inverno era a Genova. L'estate invece si trasferiva nella casa di famiglia alle Cinque Terre. Il panorama in cui lui cresce, soprattutto nel tempo libero, è quello assolato, luminoso, caldo delle Cinque Terre. È la luce del sole che scintilla sul mare, è il rumore secco degli animali che strisciano sulla terra secca. È il caldo che pervade ogni aspetto. È la luce, è la meraviglia, è l'incanto degli uccelli che fanno gazzarra nel cielo. È insomma la vita di campagna, di mare, è quella tipica del litorale ligure. Questo paesaggio appare nelle sue poesie. Nella poesia intitolata Meriggiare pallido e assorto, che meriggiare significa trascorrere il pomeriggio, con un termine che si inventa Eugenio Montale, ecco, anche lui si inventa un sacco di parole, solo che se lo facciamo noi siamo illetterati, mentre se lo fa lui è un letterato. Potere della fama e della professionalità. Ecco, lui racconta come trascorre il pomeriggio in questo orto, in questo campo, in cui tutto è secco, tutto è stecchito, tutto è arido, perché il sole del pomeriggio abbassa ogni difesa, il sole del pomeriggio ci schiaccia a terra. Poi da lontano dice di vedere le scaglie di luce sul mare. E poi conclude dicendo che la vita non è altro che un seguitare una muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia. Certo, noi possiamo leggere questa cosa con l'angoscia, con la fatica, puntando l'attenzione sul peso che certe situazioni ci procurano. Però il messaggio di Montale è un messaggio interessante, perché lui ti dice: la vita è seguire una muraglia, che è invalicabile perché in cima c'è i cocci aguzzi di bottiglia. Però quando noi seguiamo una muraglia, prima o dopo la strada la troviamo. E quindi la vita non è altro, in questa visione di questa poesia, la ricerca della via d'uscita, la ricerca delle nuove strategie, la ricerca di quello di cui abbiamo bisogno. E se cerchiamo, siamo sicuri che prima o dopo troviamo, perché non c'è nessun muro che non abbia un varco.